Gianni Colacione, 31 gennaio 2018, oggi Libre TV è torna a parlare di Ostia. Abbiamo fatto già delle interviste prima delle, come abbiamo voluto seguire, diciamo, le elezioni che ci sono state qui a Ostia per il rinnovo del Consiglio Municipale e della Giunta, ovviamente, e parleremo anche di questo, e ne parliamo con Federica Angeli. Federica Angeli, che conoscete, è già stata sugli schermi di Libre TV, abbiamo fatto delle interviste sul campo. Oggi facciamo un'intervista un po' sul campo, diciamo, perché è presente nei vari appuntamenti civili e politici. Abbiamo trovata qui a Ostia, giornalista di Repubblica, in prima linea da tempo contro il malaffare e la corruzione di Ostia. Per questo vive sotto scorta, come si dice, una vita blindata. Parleremo anche di questo, una vita blindata, quella di Federica Angeli, quello che vuol dire. Ma parleremo anche, ovviamente, della politica e di questo primo periodo della nuova giunta nel decimo municipio. Allora, Federica, grazie di questa intervista, e volevo intanto dirti secca secca subito una domanda: se sei candidata col PD? Se ne è parlato molto? Se ne è parlato assolutamente no, e tengo a ribadire che non sono stata neanche contattata dal PD per entrare, per una mia possibile, diciamo, scesa in campo, e tanto più quindi posso aver dato la mia disponibilità, visto che non c'è stato proprio alcun contatto. Perfetto, e quindi, insomma, abbiamo fatto chiarezza su questo, che, insomma, è stato uno anche dei, diciamo, dei temi previsti, ma dopo ci saranno i temi, ovviamente, della campagna elettorale in sé. E Ostia è stata in qualche modo, se così possiamo dire, scossa in qualche equilibrio da tempo, ormai stabilizzatosi da, appunto, una serie di arresti che ci sono stati qui ormai un paio di settimane fa, più o meno, che hanno decimato la famiglia Spada. Ecco, tu hai denunciato il malaffare che sta a Ostia, e per questo vive sotto scorta, e anche se è stata anche sequestrata tu. Ecco, se sinteticamente ci racconti le premesse, appunto, che hanno portato poi a questa tua vita blindata. Sì, le premesse sono che all'inizio del 2013 io comincio questa inchiesta per scoprire quelle che erano i legami tra le famiglie criminali di questo territorio e la parte, tra virgolette, sana, per cui pubblica amministrazione, politica. E nel corso di quell'inchiesta partì proprio da un'intercettazione che avvenne all'interno dell'ufficio tecnico, quindi nell'ufficio apicale del municipio, tra l'allora direttore Aldo Papalini con un esponente del clan Spada che era, appunto, Armando. E in quella circostanza gli chiese un lido di dargli un chiosco, e Aldo Papalini lo assecondò dandogli uno dei lidi più belli, che era, appunto, l'Orsa Maggiore, sottraendolo come una scusa, revocando la concessione al Crar Poste. Quindi io andai con la telecamera a chiedere conto di questo improvviso cambio di gestione, dato che conosciamo tutti noi che siamo a Ostia quanto è difficile revocare una concessione. Lì era avvenuto nel giro di 5 giorni, e in quella circostanza, dopo alcune domande, fui diciamo minacciata di morte, portata in una stanza da Armando Spada, che era insieme, appunto, a Cosimo Appeso, un altro poi delle persone arrestate e condannate in primo grado, l'ex maresciallo della Marina Militare. E in quella circostanza, insomma, mi spiegarono senza troppi giri di parole che era meglio se mi occupavo di altro, altrimenti mi sarebbe successo qualcosa di grave. Un mese e mezzo dopo questo episodio, che naturalmente ho denunciato, sono testimone oculare di un tentato duplice omicidio che si è consumato proprio qui sotto casa mia, tra due esponenti del clan Triassi e due del clan Spada. Quindi, essendo unica testimone oculare, avendo denunciato nel giro di un mese e mezzo due esponenti della famiglia Spada, tra cui il boss Carmine Spada Romoletto, presente la sera dell'agguato, 6 ore dopo sono stata messa sotto scorta. Ecco, e da allora, insomma, è una vita, ovviamente, che si è modificata, è cambiata radicalmente per te. Ecco, materialmente vivere sotto scorta che cosa vuol dire? Tu hai rilasciato delle interviste in cui hai detto che sogni un giorno di poter fare una passeggiata al mare con tuo figlio e di poter guidare una macchina. Ti manca tanto una macchina? Sei un'appassionata, sì, di motori, di macchine. Mi manca tanto il fatto di poter guidare, di poter sentire in macchina da sola
la musica a tutto volume, cosa che naturalmente con due carabinieri non posso fare perché loro lavorano, devono mantenere una concentrazione. Quindi tu anche, diciamo, per le necessità più comuni, comunque sia, devi chiedere, devi essere accompagnata. Assolutamente, per qualsiasi cosa, dalla spesa al supermercato all'acquisto di qualsiasi cosa, magliette, in un negozio, shopping, io sono costantemente accompagnata da quattro carabinieri, due a turno, viaggio su una macchina blindata per cui i finestrini non si possono tirare giù. E questo significa caldo, freddo, insomma tutto avviene nell'abitacolo di una macchina, con quel senso di claustrofobia, privacy zero, anche sul lavoro. Naturalmente prima potevo fare inchieste sul campo, infiltrarmi, come mi è capitato di fare in passato per inchieste sulle armi o combattimenti clandestini di pitbull. Adesso è improponibile presentarsi con dei carabinieri a un'auto blindata. Certo. No, ma su questa tua poi scelta, perché è stata una tua scelta quella di, diciamo, restare qui e quindi anche insomma correre dei pericoli, poi ci torniamo. Volevo tornare al discorso, diciamo, dell'inchiesta, l'ultima che c'è stata, questa degli arresti, Operazione Eclisse, e l'ordinanza del GIP d'Alessandro parla appunto proprio di mafia. E tu, insomma, sei stata molto contenta, ti sei dichiarata, insomma, quasi come se fosse, insomma, se si fosse raggiunto un po' quello che era il tuo obiettivo, insomma. E ecco, però io ho visto poi sul giornale, quello dove scrivi tu, ci sta un interessante brevissimo video, a volte i video adesso non perché siamo una web tv, ma sono veramente più efficaci di mille parole, un piccolo video girato insieme a Bolzoni, in cui praticamente il quartiere Nuova Ostia, insomma Piazza Gaspari, è che dopo questi arresti sembrava effettivamente un quartiere in lutto di Palermo, dopo che un padrino era stato arrestato, tutte le saracine scabbassate, sì. Insomma. Questo avviene costantemente, questo ogni volta che c'è un arresto, anche quando c'è stata la testata di Roberto Spada o quando è stato arrestato Romoletto nel 2015 per estorsione, Romoletto e Carmine Spada, ovviamente sì. Il boss lo chiamano così, il quartiere reagisce in segno di solidarietà abbassando le tapparelle, quindi il buio, quindi non è la prima volta, diciamo, qui ovviamente è stato eclatante, quindi forse durerà diversi giorni questo lutto. Ecco, e rispetto a questo tu come ti senti? Allora praticamente tu vivi come cittadina più che come giornalista all'interno di questa comunità, che ricordiamo è un quartiere di Roma, perché a volte sento parlare di città di Ostia, non il comune di Ostia. Roma ha un affaccio sul mare con il quartiere di Ostia. Ecco, insomma, è una dichiarazione in qualche modo di sottomissione spontanea, insomma è anche un po' triste, o no? È triste, però io non mi sento, e qua forse ti stupirò, di condannare queste persone, ma per un semplice motivo, poiché lo Stato, mi piace sempre arrivare, quando studio un fenomeno, a quello che poi è il griglio, il fulcro del problema. Allora, poiché queste persone non hanno mai avuto una seria alternativa all'antistato Spada, per loro il riconoscimento sociale che hanno dato a questo clan era un riconoscimento dettato dalla loro presenza. Ora, lasciamo perdere i metodi, lasciamo perdere le regole capovolte del clan, comunque ci sono stati per i cittadini. Chi non si sottometteva c'è stato portato, chi invece si rivolgeva a loro riconoscendo loro un ruolo è stato comunque trattato bene, la casa quando la volevano, buttando fuori con la violenza altre persone. Quindi quando io sento parlare queste persone o vedo il lutto, chiamiamolo così, in segno di rispetto a uno Stato che loro hanno riconosciuto, che per noi invece è antistato, mi rendo conto di quanto sia stato sconfitto lo Stato, le istituzioni, e quindi me la prendo con le istituzioni. Nel momento in cui lo Stato giocherà d'attacco e darà a questo quartiere un'alternativa, allora se sceglieranno ancora Spada io non le giustificherò più. Fino a quel momento però, se l'unica scelta che hanno avuto è quella, capisco, non condivido, ma capisco perché si arriva a questo. E la tristezza però è tutta dello Stato, non di queste persone. No, sì, ma per carità, non è cerca una condanna, anche perché gli eroismi, insomma, non siamo chiamati tutti necessariamente. No, certo. Ci mancherebbe. Però la riflessione ovviamente era che, insomma, il contesto è anche, insomma, abbastanza
è un contesto di rassegnazione in qualche modo, perché qualcuno poi diceva, in cui si sentiva qualche voce un po' più o meno oscurato il volto, insomma, adesso vediamo in di spada, vediamo un po' chi viene al posto loro, insomma. Quindi, insomma, però una cosa che, ecco, un giudizio, una valutazione, perché giudizio, per carità, giudizi li danno i giudici, una valutazione di tipo storico. Ovviamente la situazione di Ostia è molto degradata, non solo da un punto di vista così sociale e per quanto riguarda la legalità, ma anche in tanti altri aspetti, è una cosa che affonda radici, io penso sinceramente, nei decenni a passare, nelle varie amministrazioni, non certo nelle ultime. Ecco, tu ti sei mai chiesta per quale motivo Ostia, io sostengo dal tardo dopoguerra almeno in poi, è stata in qualche modo emarginata rispetto al contesto civile della capitale, di Roma, e sta abbandonata a sé? Sì, me lo sono chiesto e mi sono data anche delle risposte che condivido, insomma, con te, visto che me lo chiedi. Ostia è un territorio che la parte sana dello Stato non ha saputo cogliere le potenzialità di questo territorio, cosa che invece hanno saputo fare le famiglie criminali. Per cui sì, era il mare di Roma, però è lontano, comunque 22 km dal Colosseo, è un po'... questa non è una periferia, le periferie sono Torbella Monaca, San Basilio, questo è un quartiere dove nell'entroterra abitano i cacciatori della Roma, cioè, per capire, non è una zona degradata, eppure non c'è mai stato un investimento. E laddove non si investe e non si crea appunto un trampolino di lancio per la capitale, perché poi è l'affaccio di Roma sul Mediterraneo. Roma è peraltro una delle poche capitali europee che ha il mare, peraltro, insieme a Atene, insomma. E se ne sono approfittati i clan. Quando questo territorio è entrato nelle mani della criminalità, a quel punto non hanno più fatto entrare nessuno. Però devo dire che non c'è stata anche una arrendevolezza da parte dello Stato nell'investire. Cioè, se ricordo, ad esempio, uno degli investimenti che si volevano fare, qui mi viene da ridere, di Alemanno sulla pista da sci, buttando giù la pineta di Ostia. Cioè, se tutto l'impegno politico in questo territorio è stato pensare di fare una pista da sci in un luogo di mare. Qualcuno aveva parlato anche di casinò, se non sbaglio. Di casinò, per carità, ma se sfruttati in positivo, guardiamo la Costa Azzurra, che offre. Sì, sì. Può essere anche una risorsa, però se le due alternative sono pista da sci e gioco d'azzardo, voglio dire, non mi sembra un investimento che può rilanciare un territorio che offre veramente tantissimo. C'è vicino all'aeroporto, la pineta che è stupenda, la che è stupenda. E poi ci sta il mare, di questo volevo parlare con te. Sì. Io penso che in qualche modo il primo approccio di questa, diciamo, criminalità, il primo contatto con il territorio sia stato proprio la gestione del mare, la gestione, diciamo, delle spiagge, gli stabilimenti balneari. Ecco, tu sei stata in qualche modo molto vicina nella sindacatura marino, di cui poi diremo qualcosa anche su come si è conclusa, insieme a Sabella, insomma, in primo piano, per combattere anche questa illegalità. Ormai Isabella era l'assessore alla legalità che Marino aveva scelto, proprio questa illegalità sugli stabilimenti. Ecco, pensi che in qualche modo sia stata data una spallata? No, io credo che da questo punto di vista ancora non sia stato fatto abbastanza, anzi, tolta la parentesi Isabella Marino, direi che tutto torna come prima. Nelle 800 pagine dell'ordinanza, il taglio che ho scelto di dare nel mio articolo in Nazionale per raccontare questi arresti, ho scelto proprio la tenuta sociale del clan Spada. Quando degli imprenditori balneari, come quelli del chiosco Bahia, questo raccontano le carte, si sono rivolti agli Spada affinché non succedesse loro niente, quando abbiamo dei pubblici funzionari nel municipio che li avvantaggiano nella presa appunto degli stabilimenti, e quando molti, le associazioni di balneari che avrebbero dovuto mettersi di traverso, in realtà hanno consentito, chiuso gli occhi quantomeno, se non in alcuni casi certificati dalle inchieste, si sono resi complici di queste persone, e allora veramente siamo ancora all'anno zero. Adesso Vulpiani ha fatto questo piano, vedremo se si abbatterà il lungo muro, ma credo che se non cambi la mentalità di questo posto, e per mentalità di questo posto intendo da quella imprenditoriale a quella dei cittadini, di non pensare immediatamente adesso chissà chi arriverà al posto degli Spada,
ma di pensare intanto a questa vittoria e come cambiare mentalità rispetto a questo quartiere, allora veramente anche perché poi i cittadini sono i primi che hanno in qualche modo, nell'ottica di quella in qualche modo soggezione ma anche rassegnazione di cui abbiamo parlato prima, sono stati i primi a rinunciare, per esempio, a vedere il mare. Ma certo. Perché questo muro che ci sta, obiettivamente, non fa vedere il mare, è un muro visivo, ma è anche, obiettivamente, anche un muro di legalità. Io credo che trattare un bene pubblico come fosse proprietà privata è una dinamica, certo, non mafiosa, è ovvio, però all'ombra di un muro allargare un ristorante per avere un profitto personale, perché non è che quell'allargamento, quell'abuso sulla spiaggia porta un profitto alla collettività, significa, è una grande prepotenza, è una grande prepotenza, è una dinamica comunque di illegalità, perché tu stai commettendo un abuso su un bene demaniale, è un bene che appartiene a noi e tu impedisci a noi, in base al fatto che lo Stato ti ha dato la concessione, ti ha dato il permesso di poter gestire questo bene, tu lo stai trattando come tratteresti il giardino di casa tua. E questo non va bene, perché la differenza tra proprietà privata e bene demaniale ce la spiega il Codice Civile, ce lo spiegano appunto il Testo Unico, ce lo spiegano le leggi della pubblica amministrazione, e non sto qui appunto a tediare con leggi, però voglio dire, è una illegalità, non si può fare. Oppure semplicemente chiedere il biglietto per entrare e andare sul bagnasciuga. Ma per quale questo motivo? L'abbiamo documentato. Ma solo in questo territorio, sì. Guardate lungomare come la Versilia, sì. L'Emilia Romagna, Rimini, sì. non esiste. Poi se tu vuoi un lettino e l'ombrellone, io gestisco questo. C'è gente servizio. Che fa business lì un tot di anni, poi cambia. Noi poi abbiamo si le antenne paraboliche sulle cabine al mare. Sì. Abbiamo casotti trasformati in residenze estive dei concessionari. Beh, ci sono anche villaggi veri e propri con delle villette, con dei villini sulla spiaggia. Palestre, piscine. Sì. Sì. E non è Federica Angeli cattiva, che punta il dito, che addita tutti. Quella è una realtà sotto gli occhi di tutti. E questo non si può fare, è illegale, non si può fare. Ecco perché dico siamo ancora forse alla ovviamente zero. Noi ci rimettiamo a quello che disse Isabella, che su queste 70 concessioni, mi pare 70-71, sì. Non ce n'era uno che era... Che non aveva un'irregolarità, quindi insomma in qualche modo ci rimettiamo a quello che ci ha detto Isabella in più di una intervista, insomma. Con questa inchiesta, insomma, che è iniziata, questi arresti, c'è la richiesta ovviamente dell'applicazione del 416 bis, che insomma la grande mafiosa e così, però nel primo grado, per esempio, di Mafia Capitale, che correttamente si chiama in realtà Mondo di Mezzo, però poi una certa schiuma purtroppo ha imposto questo termine, Mafia Capitale, la contestazione mafiosa, poi la grande mafiosa è caduta. Ecco, tu che cosa pensi di, diciamo, queste, come si può dire, queste chiamate a un certo entusiasmo da parte tua, e anche più che motivato e giustificato, ovviamente, quando si è nella fase in cui il PM o eventualmente il GIP è dominus, e poi dopo quando il giudicante è... Allora, guarda, io questa tua domanda aprirebbe mille scenari e mille risposte, cercherò di essere appunto, rispettando i tempi televisivi, più sintetica possibile. Una prima osservazione è che io ho lavorato, letto le carte e seguito tutta l'inchiesta di Mafia Capitale e ovviamente conosco molto bene la realtà di Ostia e ho letto le 800 pagine di questa ordinanza. Una prima differenza che io noto tra le due inchieste è che mentre il tentativo con l'inchiesta Mondo di Mezzo, quindi Carminati, Buzzi, della procura, dell'impianto accusatorio, era appunto quello di far rientrare in una fattispecie di reato, il 416 bis, un qualcosa che si rifaceva a sentenze della Cassazione che applicate a, voglio dire, un metodo non proprio che rientrava nei canoni, non so se mi sono spiegata, qui con gli Spada ci sono tutti i corollari del 416 bis. Questa è una prima differenza che mi è saltata agli occhi, nel senso, mentre il gruppo di Carminati e Buzzi si è consolidato con quel metodo di sicumera mafiosa, diciamo, per dirla, intimidatorio, fatto però di una costruzione nel mondo di sopra, quindi proiettato nella pubblica amministrazione, con gli Spada, con questa ordinanza, abbiamo proprio
tutte le caratteristiche invece di come nel mondo di sotto e di mezzo, quindi commercianti, imprenditori, attraverso l'usura, le estorsioni, financo l'omicidio, perché sono riusciti finalmente dopo anni a riconoscere che i mandanti dell'omicidio del 2011 di Antonini e Galleoni, detti Baficchi e Sorcanera, erano gli Spada, sono gli Spada. Quindi ci sono gli omicidi, il vincolo dell'omertà, il controllo del territorio, oltre allo spaccio, oltre al traffico di armi. Insomma, questa mi sembra più, diciamo, un'interpretazione classica del 416 bis. Nell'altro caso invece, come hanno ribadito anche nelle requisitorie, ci tengo molto, spero di essere stata chiara, sono dinamiche attraverso cui le mafie storiche, quindi parliamo di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, si comportano non nella loro terra d'origine, ma è pur sempre mafia. Però si rifacevano a delle sentenze della Cassazione che riconoscevano quelle dinamiche non nelle loro terre d'origine, ma ad esempio in Germania. La 'Ndrangheta si comportava esattamente così, quindi corrompendo i pubblici funzionari, e qui invece mi sembra proprio più circoscritto il perimetro. Lì era più a rischio, l'ho sempre saputo che lì era più a rischio il riconoscimento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. Anche perché poi mi sembra che ci fossero meno armi, insomma, delitti di sangue. Non c'erano cose, appunto, quelle caratteristiche contenute strettamente nella norma. E lo spiega anche poi la presidente nelle motivazioni, dice: se mi riformulate... Questo è il primo grado, poi vedremo, insomma. Sì, sì, come... certo. Però insomma dubito, anche perché il collegio di secondo grado, l'appello, sono gli stessi che hanno tolto persino il 416 bis ai fasciani. Ah, è vero, quindi, che è un'altra storia. Che certo, è un'altra storia. Meno, diciamo, altra. Quindi il collegio è lo stesso, per cui sono in dubbio se non l'ha riconosciuto il primo grado. Però insomma vediamo se la strigliata della Cassazione rispetto ai fasciani può essere da monito anche. Ah, apprezzo molto questa tua, diciamo, delucidazione tecnica, perché insomma fa un po' la differenza con certo giornalismo un po' sostanzialmente manettaro, insomma, ecco, poi alla fine, per sintetizzare, si può chiamare così, insomma, ecco, la delucidazione tecnica un po' spiega anche al pubblico, insomma, certe differenze che poi, insomma, il giudice prende in esame, il giudice che deve giudicare, che ha la responsabilità poi comunque sia della privazione o meno della libertà, e in un certo modo, in un oltre altro, perché molto dubbio. Oltre ogni ragionevole dubbio, poi si disse, ecco, molti rimasero indignati del fatto che quando, appunto, che poi non è che questi stanno liberi, questi, di no, mondo di mezzo, anzi, ecco, gli hanno anche aumentato in certi casi le pene, e soltanto sono tanti, è caduta quell'aggravante che per le persone, diciamo, comuni vuol dire poco. Oppure addirittura vuol dire, ah, ecco, sono stati così, come se fossero stati assolti. Assolutamente. Per quelle persone che hanno festeggiato cambia molto, perché cambia il regime di detenzione. Certo. Che non stanno più da soli dentro una cella, certo. È ovvio che insomma è legittimo che quelli possano essere stati... Ma questa inchiesta mondo di mezzo è nata male perché ha avuto, diciamo, un impatto politico, mediatico, trattino politico molto forte. Sì. Per cui c'è il fatto di, ne dico una su tutte, di additare... le persone del PD, ad esempio, che sono finite in questa inchiesta come mafiosi, quando nessuno degli esponenti del PD in questa inchiesta ha avuto la contestazione di 416 bis, bensì di corruzione e tutta un'altra serie di reati deprecabili, odiosi quanto ti pare. Però nel calderone si è fatto veramente una tale confusione per cui questa assoluzione, dice, ma allora il PD non è mafioso, cioè veramente non lo era neanche prima rispetto a questa inchiesta, perché nessuno ha avuto la mafia, cioè l'unico politico che ha avuto la contestazione di mafia è Gramazio. Sì. Capisci? Ma questi sono tecnicismi dove forse c'è anche, no, toglierei il forse, una complicità della stampa nella non chiarezza. Ci lasciamo forse trascinare dai proclami. Sì, e la stampa che è trasformato mondo di mezzo in mafia capitale. Sì, esatto. Sì, no, ma e sono... non si fa, per il rispetto che dobbiamo ai nostri elettori, non si fa perché... Perfetto, ti fermo sul rispetto, sì, degli elettori e sul PD, volevo proprio, no, diciamo, venire a questo argomento. E anche perché dobbiamo dire qualcosa, una tua valutazione sul lavoro che sta facendo la nuova giunta che è stata, che è presieduta dal Giuliano Di Pillo, che peraltro si è sottratta ai nostri microfoni e videocamere da sempre e non abbiamo mai potuto intervistarla. Ecco, lei ovviamente è arrivata, sono arrivati appunto i 5 Stelle, hanno vinto perché è una lunga onda che parte sostanzialmente poi dalla caduta di Marino, insomma. Sì. Ecco,
Un commento su questo, Ignazio Marino, che poi alla fine eravamo presenti entrambi, forse risentito per alcune cose, disse che lui avrebbe votato, non avrebbe votato il candidato del PD che era Giachetti. Ecco, tu tutta quella vicenda, la decadenza, come il PD ha trattato la questione Marino, come l'ha vista, e anche Marino, e poi ovviamente una valutazione sul lavoro dei 5 Stelle fino adesso. Dunque, io l'ho vissuta malissimo. Secondo me è stato un clamoroso errore del PD, sia diciamo nelle modalità, andare da un notaio, e sia per diciamo i contenuti. Ora, Marino avrà commesso da sindaco sicuramente degli errori, e non mi riferisco alla vicenda degli scontrini, per cui adesso è stato condannato in appello, non mi riferisco alla Panda Rossa, su cui i giornali hanno fatto paginate. Mi riferisco forse a una visione della città che lui aveva, che magari non collimava con quella del suo partito. Però il PD, da questo momento, da Marino in poi, su Roma ha perso tantissimo. È stato un autogol clamoroso, imperdonabile da un certo punto di vista, alla luce di quelle che sono appunto le azioni, la non visione di una città che ha il 5 Stelle. Quindi dalla Raggi fino ad arrivare alla Di Pillo, quello che manca è un'idea. Non si vede proprio, non sanno che pesci prendere. E allora sbandierare un'onestà laddove, ammesso che questa ci sia rispetto ad altri, ricordando appunto che la sindaca adesso deve affrontare un processo per falso, per aver prodotto un documento falso all'ANAC, asserendo che non aveva agevolato il fratello di Marra, cosa che invece nelle chat sembra essere evidente ed è per questo che ha giudizio. Quindi, a prescindere dall'onestà, ci vuole anche una competenza, bisogna avere un'idea di come ricostruire una città, e questo è uno dei motivi per cui io non ho mai pensato nella vita fino ad oggi di candidarmi, perché so fare bene il mio mestiere, penso di essere una persona onesta, senza scheletri, tuttavia non sono un politico, che è un mestiere, non ci si può improvvisare. La partita Ostia è la fotocopia di Roma, con annunci in campagna elettorale da Prima Repubblica, non si aprirà mai il tritovagliatore di Ostia, per dirne uno, il tritovagliatore di Ostia è stato aperto, i rifiuti vengono portati ad Ostia, ma era evidente, cioè, che senso aveva portare un impianto mobile per poi non utilizzarlo, era veramente evidente che sarebbe stato utilizzato, infatti così è stato, oppure affidare a una ditta finita nell'inchiesta di cui parlavamo prima, uno degli imprenditori finiti nell'inchiesta con Aldo Papalini, che aveva ricevuto favori da lui, dal direttore dell'ufficio tecnico per il canale dei pescatori, questo affidamento diretto in somma urgenza, quando già aveva dato un appalto Vulpiani a una ditta che si doveva occupare dell'ordinario e dello straordinario, cioè, sono cose che ti dimostrano nella migliore delle ipotesi un'incompetenza, nella migliore delle ipotesi. E la non presa di posizione rispetto netta rispetto ai clan, se non proclami postumi, per cui ah che bello, che bravi, ci siamo noi, li hanno arrestati, quando è ovvio che non c'entra neanche Federica Angeli, è la procura, è un'azione della procura. Però ecco, la palestra della legalità tanto voluta dal PD di Zingaretti al posto per creare quella alternativa di cui ti parlavo prima, alle palestre degli spada chiusi, sono ferme da un anno, era l'11 febbraio quando c'è stato l'ok di un tribunale che ha detto si può fare, vogliamo adesso avere dei dubbi anche sulla legalità di un tribunale che dice si può fare, basta solo un cambio di destinazione d'uso, è fermo da 11 mesi, quasi un anno, allora non si può governare facendo i dispetti al PD, pensando di fare un dispetto al PD o di non favorirlo rispetto al 4 marzo, che facciamo un favore al PD aprendo la palestra della legalità? Tu stai facendo un dispetto ai cittadini, non al PD. Non c'è una visione, non c'è una volontà di presa di responsabilità, di assunzione di responsabilità. È questo che lascia veramente interdetti in un territorio come questo, dove comunque le Iene sono in agguato. Il malaffare è in agguato, chi ha permesso questo della società civile è in agguato, pronto a non perdere i privilegi che ha conquistato a colpi di illegalità in questi anni. E allora gli anticorpi bisogna averli in un territorio come questo, perché se no torniamo indietro. Sì, soprattutto anche la competenza. Poi
insomma, diamo ovviamente, invitiamo ulteriormente la presidente Di Pillo e spiegarci, darle insomma un diritto di replica. Certo. Torniamo a Federica Angeli. Ho letto che tu per la vita blindata e così via hai cercato di spiegarle ai tuoi bambini che erano piccoli, perché tu dal 2013, insomma, ecco, ricorrendo alla... ho letto il film della La vita è bella di Roberto Benigni, che è un film importante, anche abbastanza, insomma, drammatico. Ecco, tu in qualche modo hai pensato, pensi di aver insegnato, restando appunto dove abiti, il senso del dovere, la passione per il tuo lavoro, anche un po' di incoscienza? Ma io credo che ai miei figli questi valori siano comunque entrati, seppur abbiamo trasformato in gioco, per cui quando ci venivano qui sotto casa, sotto al balcone, tutti i giorni, per mesi, a fissare dall'altra parte della strada, a gridare la notte, infami, gli infami muoiono, e seppur sdrammatizzavamo, io e mio marito, dicendo loro che appunto era tutto questo gioco, quindi dovevamo resistere, dovevamo vincere, credo che alla fine il sapore della giustizia, di questi valori, gli sia entrato dentro, poi lo metabolizzeranno quando saranno più grandi. In coscienza direi di no, perché purtroppo in una guerra così grande, in una battaglia così grande, ogni mossa va studiata, ogni post su Facebook, sapendo che sono comunque attaccati alla mia pagina, andava studiato per capire le loro contromosse o per fermare eventuali loro mosse. Quindi dal primo giorno in cui ho deciso di fare un'inchiesta qui, sapendo che era il quartiere in cui vivo, direi che in coscienza ce n'è stata poca. Forse il modo di affrontare la paura è stato non cosciente, nel senso che, se partiamo dal presupposto che la paura è l'altra faccia della medaglia del coraggio, e invece di paralizzarmi... Beh sì, non c'è coraggio se non c'è paura. Appunto, non c'è nulla se non c'è il suo opposto, quasi, no? E in questo voler continuare c'è stata un'ostinazione che a volte forse è stata dettata più dall'incoscienza, intesa come voglia comunque di vedere come sarebbe andata a finire. Da questo punto di vista sì. Senti, ma tuo marito, per convincerlo a che altro film è ricorso, oppure si è convinto subito? Era, si dice nelle cronache che era un po' all'inizio un po' dubitava, sì, l'idea. Non è che dubitava, il fatto è che lui, a differenza mia, è una persona coi piedi molto per terra, è una persona con un grande senso di protezione nei confronti miei e dei nostri bambini, quindi razionalizzava anche di fronte alla scena che, quando ho assistito al tentato duplice omicidio, che Romoletto ha gridato tutti dentro, non c'è niente a guardare, e le persone sono rientrate nelle loro abitazioni, lui mi ha detto: lo vedi? Sei sola, lo capisci che la mentalità ormai è quella? Quindi ecco, lui, più che non essere d'accordo, cercava di riportarmi a un senso della realtà, di cui io però ero consapevole, ma se nessuno prova a scardinare questo sistema, nessuno riesce. Ora, non ci è riuscita Federica Angeli, ci è riuscita la procura, ma è vero anche che l'abbiamo fiaccati con inchieste, tante volte una penna, stargli col fiato sul collo, li faceva essere meno sbruffoni, meno sicuri, più guardinghi, cioè mentre prima era tutto alla luce del sole, chi se ne importava anche dei primi articoli che uscivano, via via hanno capito che non si mollava, e i risultati ci sono, certo, stati. Certo. Senti, io ho letto che tu sei una, fin da bambina, una frequentatrice di stadi, ti portavano allo stadio a vedere la Roma, sei sì, tifosa della Roma, sì, e che ricordi l'ultima partita di Agostino Di Bartolomei, sì, che è stato un grande capitano della Roma dello scudetto dell'82-83. Ma era veramente piccola, io sono del 75, sei veramente giovanissima, piccola. Però ti ricordi appunto di questo capitano che, insomma, è stato un grande. Sì. Dibba una volta a Roma era Agostino Di Bartolomei, o Ague, Icori, insomma, eccetera. Purtroppo di Agostino Di Bartolomei nel 94 si è suicidato. Si è suicidato, già non giocava più da alcuni anni, in qualche modo poi ha lasciato un biglietto, si è molto detto, ma insomma pare che non abbia retto alla parabola discendente del campione che diventa uomo, e soprattutto lui lamentava il fatto di essere stato lasciato solo dalle persone, insomma, del mondo da cui lui proveniva. Ecco, questo è un timore che hai anche tu vieni, ovviamente parlo del mondo in cui provieni, cioè giornalismo,
Hai il timore, insomma, di non avere proprio da loro, da queste persone, il supporto adeguato, giusto? Guarda, più che un timore è una certezza. Nel senso che io in questi anni posso dire di aver trovato conforto nelle persone normali come me, quindi follower, amici su Facebook, persone come te. E per me è un complimento dire persona normale, quindi prendilo come tale. No, non ci manchiate, anche ma per me è un complimento. Ma ne ho avuto veramente poco da quelli che avrebbero dovuto in qualche misura dimostrare di starmi accanto. E quindi, diciamo, avendo fatto il percorso inverso, non può essere una mia paura, perché è già una certezza. La speranza è che sempre più persone dal basso, dove io ho scelto di restare, io vado poco, frequento poco le televisioni, mi chiamano molto, ma non voglio diventare mai personaggio, non mi sento personaggio. Quando molte persone mi dicono, con la puzza sotto il naso, anche i miei colleghi, ma come rispondi a tutti su Facebook, ma come su Twitter parli con... Ecco, quella per me è la normalità, lo avrei fatto prima e lo faccio ora che... Per quanto mi riguarda non è cambiato nulla, io non mi sento personaggio. Poi peraltro scrivi su Repubblica e anche molto bene, lo voglio dire, perché apprezzo molto, perché insomma il giornalista scrive, peraltro tu sei anche scrittrice, hai scritto anche dei libri. Sì, sta per uscire adesso il quinto. Ecco, perfetto, lo diciamo, come si chiama? Ancora il titolo non lo so, perché lo devo consegnare adesso a fine mese. Quindi questa mese, è proprio però... una cosa che non sapevo e sì. Ti ho chiesto in questo uscirà, momento. Uscirà e sarà proprio, diciamo, la nostra chiacchierata. Perfetto, quindi okay, abbiamo fatto la preparazione. Ti occupi di hosting non esclusiva, cioè tu nei tuoi articoli scrivi un po' di tutto. Sì. La cronaca, che è una cosa molto importante, e tieni poi da parte, diciamo, i commenti. Perché ormai sui giornali sono tanto commenti, la cronaca pare che sia una cosetta così, la lasciamo alle veline. Tu arrivi, apri il giornale, già senti la prima cosa su un fatto, si cominciano a leggere i retroscena del post commento, poi di che stiamo parlando? No, nella cronaca nera e giudiziaria, per quanto si può ti fare... Ti segui i processi? Sì. Io... Quindi già con difficoltà di per sé, spostamenti, Luigi Sè, tu però vai a seguire il processo. Sì. Ma questo è appunto il rispetto... che sia per il lettore. Se io al lettore devo dare la mia opinione, il lettore si apre i social, dove posso permettermi di farlo, e so di sbagliare rispetto a il passo indietro che si aspettano comunque tutti dal giornalista, quello di rimanere comunque super partes, quindi so di sbagliare dando delle mie opinioni sui social, ma in un articolo non mi permetterei mai. Guarda, certo. Emblematico è quando appunto l'appello non riconobbe ai Fasciani l'associazione di stampo mafioso. Tornai al giornale e mi dissero tutti, te la senti di scriverlo? Ma anche così, cioè. E scrissi l'articolo spiegando come erano stati bravi gli avvocati, perché sono stati bravissimi gli avvocati dei Fasciani, con quella distanza. Poi chiuso l'articolo, lasciato il pezzo in pagina, la rabbia è venuta, perché dico, com'è possibile? Ma perché? Eppure c'erano gli elementi, anche in questo caso, a mio avviso, cosa che poi la Cassazione ha riconosciuto. Però nel momento in cui io devo dare la notizia al mio lettore, io non posso condizionare, e purtroppo non è stato... No, il purtroppo non esiste. Tu devi essere informato da me. E lì, dalle mie parole ti crei, dalla mia informazione ti crei un'opinione. Non posso io indottrinarti, ti rispetto troppo. Federica, io ti ringrazio, ti ringraziamo a nome di Libri TV, di tutti coloro che seguiranno questa intervista. Vuoi lasciare un messaggio, visto che insomma su Ostia un pochino ci seguono? Sì, guardo in camera. Certo, come vuoi. Siamo veramente a un punto di svolta, ci abbiamo creduto in questa battaglia difficilissima, gli arresti hanno dato ragione alle nostre tesi, per cui adesso veramente si ricomincia, si può ricominciare. Basta avere paura. Adesso è il momento di alzare la testa. Grazie Federica Angeli.